Bene, molte notizie oggi. Buongiorno, benvenuti a martedì. Oggi è martedì 16 maggio, questa sera c'è la diretta di Matrix. Mi raccomando, non perdetevela perché ci sono molti dei temi dei giornali che affronteremo questa sera. Da che cosa partiamo? Partiamo dagli arresti a Crotone: 68 arresti ieri a Crotone. Si tratta di uno di Cara, uno dei quei centri di accoglienza degli immigrati, uno dei più importanti d'Europa. L'Europa, peraltro, ci ha dato 105 milioni negli ultimi anni per gestire quel Cara. Pare che una buona fetta di questi, una trentina di milioni, fosse andata a delle famiglie malavitose. La sostanza è molto, c'è, molto chiara: ogni 3 euro che gli davano, 1 euro lo intascavano dando materiali schifosi agli immigrati deportati in quella specie di campo di concentramento che è il CARA di Crotone. Dentro ci sarebbero coinvolti tutti: preti, associazioni misericordie, che soltanto a maggio, veniamo a scoprire da un prezzo fantastico di Mario Giordano di oggi, le è stato rinnovato la concessione. Alfano dice: non c'entro niente, le foto dell'imprenditore che gestiva questa società ci sono praticamente con tutti, le fa vedere il Corriere della Sera, da Salvini a Berlusconi a Renzi. Insomma, il vero tema è quello che ci sono poche frasi che diventano storiche della cronaca nera. Una è quella di Ricucci: fare il frocio col culo degli altri. Vi ricorderete la volgarità di Ricucci, l'immobiliarista che scalava il Corriere della Sera? E l'altra è la frase di Buzzi: l'immigrazione rende più della droga. Una cosa di questo tipo, di mafia capitale. Questa ne è la testimonianza: tutti bravi a difendere le ONG, poi quando le ONG sono a terra, qualche volta, come in questo caso, nonostante siano cattoliche, misericordie, ci siano parroci, vengono non solo arrestati, ma vengono, come si può dire, sputtanati. Tra l'altro, quando si va a vedere che cosa hanno preso, immobili, hanno anche sequestrato i poliziotti 27 autoambulanze. E questo è il punto vero: che queste ONG, queste organizzazioni per gli immigrati, sono una specie di linea grigia tra gli affari e la solidarietà. Non diciamo che siano tutte cattive come pretendono quelli del mare, Medicini Senza Frontiere, questi che non si possono toccare perché se li tocchi sono, no, lesa maestà. Faranno pure delle cose buone, ma i confini sono molto labili. Insomma, quelli che hanno pizzicato con la mano nella marmellata a Crotone avevano le ambulanze, che immagino fossero utilizzate non per spacciare droga, ma per aiutare i poveracci, oppure fare tutte e due. E sostanzialmente, quindi, questo filo che lega l'immigrazione alla criminalità, come sempre avviene quando c'è denaro pubblico, il rischio della corruzione è elevatissimo. Questo non vuol dire che non si debba utilizzare, non si debbano fare opere di questo tipo, però insomma qualche attenzione in più forse varrebbe la pena tenerla. Tra l'altro, oggi sull'Avvenire l'arcivescovo che comanda il prete che è stato fermato dice: non sono riuscito a spostarlo. Insomma, lo sapevano che questo parroco era un po' chiacchierato, e allora la roba me la rende ancora più antipatica. Sull'Avvenire di oggi c'è un'intervista tutta da leggere. Riguardo all'immigrazione c'è una sentenza definita shock da tutti i giornali contro il coltello portato da un Sikh, che dice che è un motivo religioso e che non avrebbe voluto fare male. I migranti devono conformarsi ai nostri valori, non solo alle nostre leggi, dice un pezzo della sentenza. Beh, insomma, forse ha ragione Gramellini. Prima di tutto si devono conformare alle nostre leggi, poi ai nostri valori. Quello che uno fa a casa propria in uno stato liberale, chi se ne frega? Certo, a casa propria, se è un valore, a casa propria, la verginità, oppure qualsiasi roba che potete pensare, a casa propria. Prova, te la puoi tenere. Certo, quando esci da casa tua probabilmente devi adeguarti allo paese occidentale dove sei arrivato. Insomma, la cosa è delicata. È tanto delicata che oggi poi leggi banalità Bonino e capisci che forse dove sono finiti i radicali. Dove sono finiti i radicali di Pannella, quello che proprio in questi giorni ricorre il primo anniversario della sua morte. Tu leggi la Bonino e dici come ha fatto Pannella a circondarsi di una donna che riesce a scrivere oggi: non strumentalizziamo la sentenza della Cassazione. E poi dice: se c'è una legge contro i coltelli, quella del 1975, è giusto rispettare la legge. La Bonino, è giusto rispettare la legge. Bonino, i radicali sono andati in piazza fumandosi le canne. Tu stessa hai praticato o sei stata vicina agli aborti quando non era possibile farlo. Bonino, rispettare la legge, rispettare la legge. Che te sei fumata oggi? Ci sta forse questa roba qua? Proprio dai radicali non me lo sentirei dire una cosa di questo. Oppure forse la Bonino, come sempre avviene, diventa establishment e dice la cosa giusta per Repubblica nel momento giusto.
Brava Bonino, ce l'hai fatta finalmente a diventare una donna dell'establishment, cosa che Pannella è morto non essendolo. Mi poteva piacere o non piacere, ma se c'era una cosa che era straordinaria di Marco Pannella, e mi spiace oggi ricordarlo così, visto i suoi indegni eredi, era quella di saper dire le cose che ancora stupivano i borghesi. È fantastico come quella che sto per dire ora, in senso sono molto pannelliano in questa cosa che sto per dire, riguarda i campi siriani, quel tremendo ospedale in Siria di cui oggi gli Stati Uniti hanno fornito le foto, e tutti quanti i giornali italiani dicono ci sono le forme di crematori. Quando si parla di forni di crematori, forse il Corriere della Sera lo fa, dice, si evoca ovviamente la tragedia più tragedia dell'umanità occidentale, cioè i forni crematori realizzati dai tedeschi nazisti per uccidere, mettendoli all'interno dei forni crematori, gli ebrei. Va bene? Quando evochi questa cosa, allora dici Assad, forni crematori, cioè entra in noi occidentali un vissuto, direbbero gli psicanalisti ebrei, pazzesco. E poi però vai a vedere una cosa, due cose vai a vedere. La prima cosa, lo dico cinicamente, quello è un ospedale orrendo, fa schifo, uccidono le persone senza processo, però dopo che le uccidono le mettono nei forni crematori per far sparire i cadaveri. Poca differenza c'è tra il forno crematorio e le fosse comuni, nel senso che entrambi fanno sparire dei cadaveri di persone che comunque sono state ingiustamente uccise. Ma la seconda cosa gravissima, lo vedete nella foto in prima pagina, sapete qual è? E che c'è scritto che sono probable, cioè sono probabili forni crematori, cioè la foto dei servizi satellitari, segreti satellitari americani li considera probabili, e noi nei giornali abbiamo già fatto i pezzi sostenendo che come l'olocausto nazista. Beh, insomma, io ci starei un po' attento sulle foto dei servizi segreti americani, almeno un po' il dubbio che Assad sia un torturatore probabilmente vero e che lo siano anche i suoi avversari, ma un dubbio, non per essere pro Assad, ma per porsi sempre una domanda che fa parte del giornalismo, non fa parte, non siamo tutti quanti Bonino. I giornali oggi, forse solo il Messaggero la mette in prima pagina, oltre ovviamente al Sole 24 Ore, raccontano una storia straordinaria dell'Italia. Non possono più o meno stare simpatici perché sono passati dal mercato dei pullover alla rendita più o meno dei concessionari autostradali. Ma comunque hanno fatto benissimo i Benetton perché si stanno comprando con 16 miliardi di euro, 16 miliardi di euro, la più grande infrastruttura spagnola che si chiama Abertis, che ha l'aeroporto di Nizza, le autostrade spagnole. Si tratta uno dei pochi casi che una grande azienda italiana va a comprare all'estero e noi facciamo finta di nulla, ma se ci vengono a comprare un pizzichino a casa nostra, sbraitiamo. Quando noi andiamo all'estero ci riusciamo. Ultima considerazione da fare, che non ho letto ma che si può fare, beh, in effetti in Spagna ci fanno comprare, l'Enel ha comprato Endesa, Abertis ha comprato, grazie ai soci spagnoli della Caixa, è riuscita a comprare Abertis. Certo, se fosse avvenuto in Francia, probabilmente, come dimostra il caso di Bono di Fincantieri, sarebbe stato più difficile. Grillo oggi dice una cosa gravissima sul suo blog contro le scuole paritarie e il loro stesso diritto all'esistenza come paritarie. Attenzione, perché questa è una deriva pericolosissima per chi come me pensa che le scuole paritarie siano un baluardo della libertà educativa in questo paese. Il Fatto cita. Il Fatto cita la telefonata per il libro di Marco Lillo che avrebbe fatto Renzi e il padre di Renzi, Tiziano Renzi, il giorno prima dell'interrogatorio del padre Tiziano Renzi da parte dei PM romani. Io ho letto questa telefonata, la telefonata di un figlio che non era né parlamentare né segretario del partito né presidente del consiglio, pur avendo fatto tutte e due le cose con grande più o meno successo a seconda dei punti di vista. Renzi chiama il padre e dice: mo, non di cazzate, non fare casino, di la verità, ma possibile che hai visto questo? Cioè, mi sembra una telefonata banale da un figlio a un padre. Meno banale mi sembra l'idea che questa telefonata vada a finire sui giornali. Detto questo, mi sta simpatico Renzi? Mi sta simpatico Tiziano Renzi? No, non mi piace. Io penso che ci sia stata un brutto sapore intorno alla gestione del potere di Renzi e del suo inner circle, ma questa telefonata oggi sul Fatto mi dice zero. È la telefonata che avrei fatto io a mio padre, che avreste fatto voi a vostro padre e che avrebbe fatto qualsiasi politico a un padre nel quale vedi delle interviste sui giornali che lo ritraggono come se fosse un grande traffichino. Ultima cosa, ultime due cose, mi raccomando, la prima seria, l'altra meno, come trattiamo Macron, la luna di miele su Macron. Prendo il Messaggero perché le prime cinque righe del Messaggero sono favolose. Se non ci fosse stato Édouard Philippe,
Macron avrebbe dovuto inventarlo. Difficile trovare in natura miglior premier per il neopresidente. Può anche darsi. Tra l'altro questo mi sta simpaticissimo. Uno che arriva alla presidenza della, non della Repubblica, alla premiership francese, dice sono di destra, nasce socialista, ma dice sono di destra. Mi sta simpatico. Sono istintivamente ho simpatia per Édouard Philippe. Ma l'attacco del messaggero dà questa specie di idea di luna di miele per cui Macron è un fenomeno, continua il foglio a descriverlo tale, anche se il foglio, il pezzo più bello oggi è quello, sempre un po' controintuitivo rispetto al foglio di Maurizio Crippa che prende per il culo Gabbani, che qualche problema deve averlo, quello che ha perso, pensava di essere il fenomeno dei fenomeni e ha perso con la sua canzone l'Eurovision. Infine, infine, attenzione, sul Libero, sulla Verità, c'è un pezzo che per gli amanti è piuttosto interessante. Vorrei concludere con questo, con una nota di divertimento. Quest'oggi c'è il pezzo di Giordano che è straordinario sulle ONG, ma oggi scopriamo dalla prima pagina della Verità la seguente cosa spiegata da un endocrinologo, immagino di grande fame, di grande fama, scusate. Ai nostri ragazzi si sta accorciando il pene. Ai nostri ragazzi si sta accorciando il pene. Chi ne vuole sapere di più deve andare in edicola e comprarsi la Verità di Maurizio Belpietro per sentire i motivi, direi alimentari, per i quali sta succedendo questa tragedia. Viva la patata, dice giustamente Luigi Ranieri. Vogliamo finire un po' così ridendo in una giornata invece che ci porterà a lavorare questa sera molto, perché vedrete. Tra l'altro voglio fare questa sera e ve lo. Vabbè, ci vediamo questa sera. Ciao!